Sono in crisi di gioco e di risultati. Vispesaro ed Entella le ha perse tutte 1-0. La Vispesaro, l'ultima a Carrara con l'autorete di Zoia, forse è messa ancora peggio a livello mentale. L'Entella che ha fatto 2 punti in 3 partite, sconfitta nel derby col Sestri Levante, che è costata la panchina a Volpe, squadra affidata temporaneamente a Melucci, allenatore della primavera, in attesa di Fabio Gallo. Inizia la partita, la Vispesaro prova a giocare molto con i lanci lunghi, con l'Entella che chiaramente si impadronisce a livello tecnico della gara, anche se davanti Silla è pericoloso ed è ancora più pericoloso Da Pozzo, che porta avanti la Vispesaro, primo gol di tutto il campionato alla 4ª partita. Da Pozzo si inserisce ed è molto bravo a scaricare in porta. Silla prova a servirlo, poi sulla palla vagante Da Pozzo piazza sul secondo palo il punto dell'1-0 per la Vispesaro. Da questo momento in poi inizia un monologo dell'Entella, che però non trova mai occasioni pulite. Qui ci prova con il sinistro e la combinazione fra gli attaccanti pericolosi Fagioli e Santini, ma insomma il portiere della Vispesaro se la cava. Ancora Entella con un sinistro da fuori in 2 tempi, la parata del portiere. Una Vispesaro che gestisce il risultato soprattutto con la forza dei suoi difensori centrali. Nel secondo tempo l'Entella prova a venirne fuori con il cross sul secondo palo, salvataggio sulla linea. Entella che vive il suo miglior momento intorno all'ora di gioco, colpo di testa alto con Bonini, che aveva dato grande pericolosità all'attacco dell'Entella. Risponde la Vispesaro, calcio d'angolo che viene toccato e finisce sul palo, occasione di Rossetti. Dall'altra parte la miglior palla gol della partita per l'Entella, con i cambi si butta avanti l'Entella, sia Tunis trova la risposta di Neri, che è bravissimo e salva il risultato. Sia Tunis ha avuto un'occasione importantissima con un colpo di testa da pochi passi. Vispesaro che si compatta, resiste fino al 5° minuto di recupero, quando arriva il punto del 2-0. Gol bellissimo quello di Iervolino, che chiude la gara, chiude la pratica. E Vispesaro che trova i primi 3 punti del suo campionato con 2 gol, batte l'Entella in crisi in attesa di iniziare un nuovo ciclo.